La cosa vera è che se la gente va a votare diciamo noi, non ci crede nessuno. Se la gente va a votare diciamo noi, ma fa netto, eh? Cioè siamo in testa, non che diciamo noi. E se siamo in testa nel primo turno, siamo in onda, no? Quindi... però è così, se la gente va a votare diciamo, è la prima volta che stanno rischiando di andare a casa. Oltre, già. Ma concretamente non li mandi a casa? Cioè, se vinco io? Sì, se perdo non li mando a casa. Se vinco no, io, se domenica noi fossimo in testa, non ti dico se vinciamo o no, se siamo in testa, tu trovi... Allora, come si fa? Tu trovi un partito più compatto, più coeso... Ma ho capito, ma chi va in Parlamento... con te pronto a votare il fatto che metà di loro vanno a casa? Ah no, questo sicuro, lo fai nei primi 100 giorni, non lo fai. Se io non vado lì, sono tranquillo, cioè se io non vado lì, potrò un po' di amici miei, cioè cercherò di avere un po' di spazio. Cioè se tu vai e non fai queste cose, ma io non mi faccio comprare, capito? Io non voglio diventare come loro, il punto centrale è che io non voglio diventare come loro. Infatti l'italiano però ha paura di questo, che il politico una volta che arriva lì e prende potere automaticamente si trasforma in tutti i politici che quando ha trovato il dolce... Certo. Ma anche senza trasformarti tu in quello che non vuoi essere, però magari ti ritroverai impegolato in questa fantomatica burocrazia. Hai ragione, ma perché io ho insistito, sulla rottamazione al punto da sembrare anche un po' arrogante e antipatico? Fino ad arrivare, dovendo riparare poi, quelle cose che neanche Silvio questa l'avrebbe fatta. No, dai, non è vero. Oggi, no. Questa qua l'ha fatto con la mamma, Silvio. L'ha fatto con la mamma, io me lo ricordo. Parlami d'amore. Mia nonna, se questo sito su oggi è una cosa, il video di oggi è, se vinco con la strana rottamazione, tutti da me si aspettano questo, se non lo faccio mi vengono a rincorrere. Cioè, io vinco, arrivo al Parlamento e poi dico, no, ma che, gli italiani scherzavano, no, ma che, l'indennità va bene, no, ma, cioè, parte un c***o stereofonico. E no, è quello che ti stavo dicendo io. Che è talmente, che non vale per gli altri, perché se fa Bersani non è che ha mai detto, io abolisco finanziamento pubblico ai partiti, io riduco l'indennità, io mi non l'ha mai detto, ma sempre detto troveremo, ragazzi, capito? Aver spostato in alto l'asticella delle aspettative aiuta a dire che se vinciamo noi, infatti, c'è un impegno preso, ma dovrebbe essere così. Sì, la verità vera è che domenica tu hai un'alternativa. Dovrebbe essere sempre da un lato c'è chi è il popolo di sinistra che si vuole sentire la sigla. L'abbiamo visto così tante volte. Cioè, però non con questa sua sfrontatezza. Cioè, pur non credendo, l'unico cioè... è stato Berlusconi che ha fatto cose analoghe, con la differenza che Berlusconi te lo diceva, perlomeno per me che non l'ho mai votato, con l'atteggiamento di uno che ti sta vendendo l'evento da 19,99 sul pullman di ritorno per San Marino.